4 ore con un comunicato così, uno sembra chissà cosa debba comunicare, però niente. Allora, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Vi ringrazio della vostra presenza. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per mettere un pochino di, diciamo così, ordine alle tante voci che circolano in riferimento alle questioni societarie del Rimini, che come le sentite voi ovviamente arrivano anche a noi. E negli ultimi tempi le questioni societarie hanno raggiunto quasi un'importanza maggiore dell'obiettivo primario per tutti quanti, che deve essere quello della salvezza del Rimini. Ovviamente qualcuno dirà che sono di pari passo, ma l'obiettivo primario lo dobbiamo mantenere ben saldo su quello che è l'aspetto sportivo, ovvero assolutamente la salvezza del Rimini. Sono qui, come vedete, con l'avvocato Luca Brugioni, che è il legale che segue gli aspetti legali della società, e il direttore sportivo Ivano Pastore. In accordo con il presidente Giorgio Grassi abbiamo concordato di, poi cederò la parola anche ai miei colleghi, abbiamo deciso di affrontare tutte quelle che saranno gli interessamenti relativi a acquisizioni societarie direttamente noi. Quindi il direttore Pastore, io, l'avvocato Luca Brugioni e ovviamente il commercialista Tiziano Fabbri, che curerà gli aspetti, diciamo così, appunto, che lo riguardano. Questo per evitare che attorno a Rimini gravitino personaggi di ogni tipo che possano mettere il Rimini davanti ad interessi personali per cercare pubblicità gratuita grazie al nome del Rimini. Quindi le persone che arriveranno, speriamo che siano persone diciamo così solvibili, le incontreremo e faremo le valutazioni necessarie del caso. Questa era una piccola premessa che volevo farvi. Poi lascio la parola al direttore, dopodiché se l'avvocato Brugioni vuole intervenire e dire qualcosa anche lui, lasceremo spazio anche a lui. Altrimenti siamo disponibili per domande che nascono da voi, insomma. Io vi ringrazio intanto. Vabbè. Sì. Intanto buongiorno anche da parte mia, anche se ci siamo salutati prima. Niente, io mi ricollego un po' a quello che diceva Marco, no? Abbiamo fatto questa conferenza sì per fare chiarezza su alcuni punti, ma anche per portarvi a conoscenza che stiamo cercando di effettuare un cambiamento. E se noi oggi siamo qui, manca chiaramente il dottor Fabbri, che è l'altra persona che poi si dovrà occupare di determinate situazioni, è perché vogliamo cercare di dare un'impronta nuova da 20 giorni, da un mese a questa parte, a quello che potrebbe essere il nuovo corso del Rimini. La cosa che mi preme sottolineare però è una, intanto, abbiamo la fortuna di lavorare comunque in una società solida. La fortuna perché? Perché abbiamo l'opportunità di poter portare a Rimini anche determinati tipi di calciatori nel tempo. È chiaro che se per superficialità, per una difficile lettura di un bilancio, 15 giorni fa leggo che Rimini annega nei debiti, beh, se io sono un imprenditore, un eventuale sponsor o un calciatore, faccio fatica quando mi chiama il direttore a pensare vengo a Rimini. Siccome la situazione non è questa, perché qui dal
magazziniere al direttore generale, passando per i fornitori, non c'è una persona che non sia stato retribuito o che possa lamentare una mancanza o una carenza, mi è sembrato anche giusto mettere questo punto subito in chiaro. Sono stati commessi degli errori, ma questo penso che sotto gli occhi di tutti, è inutile tornare a parlare di certe cose e soprattutto non sono io a doverne parlare perché sono arrivato da poco tempo. Il mio compito, me l'ho già detto, è quello di cercare di trovare, di capire quali siano stati gli errori tecnici o gli errori gestionali e provare a mettere, come si suol dire, una pezza, provare ad invertire la rotta, a cambiare qualcosa. È chiaro che questo lo puoi fare se trovi un gruppo di lavoro che sembra scontato quello che dico, ma non lo è, che vada tutto nella stessa direzione. Sapete che mi piace ragionare in una certa maniera, non amo l'io all'interno di un gruppo di lavoro, che possa essere uno spogliatoio, che possa essere una sede. Per me chiunque pensa a se stesso prima di una società o di un gruppo di lavoro non può far parte di questo progetto, perché questo progetto è atto solo a raggiungere un obiettivo, che è la salvezza del Rimini, punto, che penso sia il bene oppure l'obiettivo finale che tutti stanno cercando. Capisco anche la delusione che può avere la gente, perché comunque penso di sapere o di aver visto, forse meglio, l'attaccamento che la gente ha, i tifosi hanno nei confronti del Rimini, lo hanno dimostrato, almeno io ho avuto prova tangibile nella mia esperienza precedente e so quello che possono dare. Però oggi, lo ripeto, il Rimini è la cosa primaria, quindi io credo nella salvezza, perché secondo me l'esperienza mi dice, sia da calciatore che da direttore, siamo a dicembre, sapevo le difficoltà che c'erano, sapevo che dovevo affrontare 5 partite, forse senza poter fare mercato, però so anche che una classifica è corta, che da dicembre si può migliorare la struttura del gruppo, che si possono fare degli innesti mirati. È chiaro che non è semplice, oggi per la situazione in cui siamo dobbiamo lavorare e pensare step by step. Oggi lo step principale qual è, essendo ultimi? Cercare di mettere sotto una squadra e tirarci fuori, poi avendo tempo, raccogliendo certezze che oggi purtroppo non abbiamo, perché purtroppo non abbiamo e ce ne rendiamo conto domenicalmente, raccogliendo certezze proveremo a tirarci fuori da questa classifica e raggiungere una posizione che ci permetta o di stare tranquilli o di giocarci un'eventuale salvezza da una parte dalla parte migliore, cioè che è quella del raggiungimento del quinto, quart'ultimo. Ma l'idea principale deve essere sempre la stessa: salvarsi a fine campionato direttamente. Questo è il messaggio che vorrei far passare. Lo so, non è semplice, perché non è semplice, perché uno dice siete ultimi in classifica, pensate a... Sì, pensiamo a tutto, perché si parte dal basso e si costruisce un poco alla volta. Sono parole che avete sentito e risentito, però penso che molti di voi conoscono come sono abituati a lavorare, e quindi se oggi sono qui con loro, anche in accordo con il presidente, perché chiaramente le linee guida partono sempre da una società, poi lo sviluppo viene dato alla parte amministrativa, alla parte sportiva, alla parte tecnica, però se oggi siamo qui è proprio per dimostrare questo, che da oggi o da 10 giorni a questa parte, ma penso che si sia anche già un po' visto, le cose possono cambiare e andare in un'altra direzione. Questo era un po' quello che volevamo dirvi. Poi, per quel che concerne la cessione societaria, anche in questo, parlando con il presidente, siamo rimasti che, fatemi passare il termine, la prima cernita di tante cose venga fatta da noi. Io oramai sono 30 anni, quindi so chi può avvicinarsi a una società, so chi non può avvicinarsi, so chi ha realmente l'intenzione di farlo e so chi non ce l'ha. Quindi automaticamente fare 10 telefonate non ha senso, ne fanno una, la fanno a me, già so se c'è la possibilità all'inizio di far sì. C'erano 2 di possibilità: Nicastro, versato $100.000 perché lavora in America,
solo come caparra, e quegli altri due, 26 sì, milioni di euro, non mi ricordo. Posso? Quasi, io non dico niente. No. Non volevo interrompere. No, un attimo, è giusto che ti... No, è giusto, posso? No, è giusto che gli risponda. No, ma è giusto che gli risponda. Ti rispondo solo da un lato, poi la parte di Nicastro io purtroppo non c'ero e non posso essere, non posso sapere la verità, quindi magari rispondere all'avvocato. Però no, la cosa che gli vuoi dire... Sì. Mettiamo le domande della stampa, adesso aspetteremo. Dopo risponderemo a lui, non c'è problema. Comunque quella che è la cosa, che il messaggio che vogliamo far passare è proprio questo: cercheremo e stiamo facendo grandi sacrifici per poter raggiungere un obiettivo, ma soprattutto che abbiamo cambiato modo di operare, punto. Questa è la cosa che volevamo dire. Credo che siamo stati abbastanza chiari in questo. Se c'è qualche domanda, non ci sono problemi, sicuramente risponderemo. Due parole sì. Di sintesi. Io ovviamente, con tutte le parole dei direttori che hanno speso ora, che mi hanno preceduto, e la sintesi e il senso anche in parte di questa conferenza è di essere concentrati comunque a cercare di raggiungere questa salvezza, di avere comunque un'apertura che abbiamo già manifestato in altre occasioni in relazione a possibili acquirenti, che però devono passare per i filtri che abbiamo appena, che il direttore sportivo ha appena indicato. E in questo senso io vengo per ultimo, perché sono la parte tecnica dell'ipotetica trattativa. Mi auguro che sul mio tavolo pervengano diverse importanti proposte, perché vorrebbe dire che il vaglio, il filtro del direttore, del presidente. Potrei interrompere ancora di nuovo? No, cortesemente no, adesso finisco. Sì, finisco. Perché chi viene? Posso finire? Ma scusa, dopo che hai rifiutato due proposte, chi viene? Dopo ne parliamo. Alla fila, grazie. Dopo ne parliamo. Punto, dicevo, se arrivano sul mio tavolo è un bel fatto, perché sono passati al vaglio di chi mi ha preceduto, come vi è stato da poco spiegato, però contemporaneamente deve essere chiaro, anche questo è stato detto, ma ripeto, è un fatto di sintesi, nel frattempo la società è sana, il bilancio è solido, nessuno deve avere un euro, quindi si continua seriamente, senza nessun tipo di problema, per cercare tutti insieme, voi, noi società, la tifoseria, di cercare di arrivare a questa salvezza mettendoci tutto l'impegno e tutte le forze possibili. Questo è quello che in sintesi volevamo dirvi. Poi ovviamente siamo disposti e disponibili ad ascoltare tutte le vostre domande, siamo qui. Ah, io non ho capito se abbiamo stato la vostra parte, fate il senso di questa conferenza stampa, perché il no, presidente non, il senso è chiaro, il presidente non c'è, e questo secondo me è una grave mancanza. Dici? Lei è direttore, che è l'ultimo arrivato, come l'ha detto anche il tipo, sì. Castro, lei non può rispondere, può rispondere solamente l'avvocato, io sono una versione... Qua ti rispondo io, qua ti rispondo io, non ti fare problemi, qua ti rispondo io. No, un attimo, qua gli rispondo io, perché è giusto che gli risponda io. Prego. Credo di aver parlato in italiano, credo. Poi se ho sbagliato, lo ripeto. Se siamo qui e non c'è il presidente, è semplicemente perché stiamo operando un cambiamento. Che cosa vuol dire? Che il presidente farà il presidente, arriverà nella parte finale di un'operazione, non c'è bisogno che parla con 2000 persone. Punto. Mi è sembrato di aver detto c'è un cambiamento, ho sbagliato. Penso di essere stato chiaro, quindi ti ho risposto io, non c'è problema. Andiamo quindi avanti. Vuol dire, Ivano, vuol dire che il presidente non si interesserà più della questione vendite, questione societaria, visto che non viene neanche più allo stadio. Quindi voglio dire, dobbiamo pensare anche questo, insomma, che lui si mette da parte. Il presidente, lascia lavorare voi. Il presidente, come ha detto l'avvocato, non è che non si interessa più del Rimini, ci mancherebbe, la sua creatura, no? È la sua squadra ed è colui che paga, quindi mi sembra una cosa normalissima, soltanto che ha delegato delle persone, dei professionisti, non delle persone, ad occuparsi delle varie sfere. Ove mai ci fosse una trattativa reale, concreta, da oggi in poi, così la chiudo perché sennò torniamo sempre a sei mesi fa, io non c'ero quindi non posso rispondere, da oggi in poi una trattativa seria, il Presidente l'ha sempre detto, se c'è qualcuno che farà fare un upgrade alla società mi farò da parte, dovesse arrivare, ragazzi ma siamo
lui vuole cedere, un po' di scetticismo, ma infatti io non voglio che questa conferenza, allora non abbiamo preparato questa conferenza perché abbiamo bisogno che qualcuno ci dica bravi, avete fatto bene. Abbiamo preparato questa conferenza per farvi capire che stiamo cambiando. Il cambiamento può arrivare anche gradualmente. Oggi c'è l'avvocato, c'è il direttore generale, ci sono io. Non è una mancanza di rispetto che non c'è il presidente. Ma non è una mancanza di rispetto. Io avrò fatto 10 conferenze stampe quando non c'era il presidente, non c'entra niente. Luca, volevo chiederti una cosa, sì. Ma anche a Ivano, anche lo stesso Mercuri, per cui volevo chiedervi, tu Ivano ci sei da un mese, mi pare, sì. No? Da quello il tempo, però è arrivata una trattativa che hanno anche espresso in TV. Dopo che si erano messi in contatto col presidente, non so se erano inglesi, russi, con dei toscani che facevano da tramite, e che hanno assolutamente detto che avevano, vi davano i soldi richiesti dal presidente, cioè 1 milione di euro, 800 più 200 mila euro. E voi non avete accettato questa proposta. Mi sembrava una proposta seria, almeno. Allora io rispondo. E nessuno ci ha controbattuto, insomma. Volevo capirlo questa cosa qua. È rivolta a me? Tutti e due. No, io ti risponderei in maniera. Io rispondo però dicendo una cosa semplicissima. Sul mio tavolo, questo discorso che ho fatto prima, e al tavolo della società della Liminicalcio, questa proposta non è mai arrivata. Nel senso che nessuno ha portato un'offerta di questo genere concreta e solida per queste cifre e questo è espresso. Quindi non è arrivata mai questa proposta. Io invece te la giro. Nel senso Prego. Nel senso che uno deve arrivare, come si è già detto, con gli anticipi necessari, tutte le garanzie del pagamento del migliore, di quello che è. Questo non è successo. Questa gente mi sta ascoltando. Ma ci mancherebbe. Io invece te la giro in un'altra maniera. Io devo prendere un giocatore. Lo vengo a dire a te o lo vado a prendere? Lo vado a prendere. Certo. E allora, se io voglio fare una cosa, vado e la faccio. Sostengono, però... Peppe, sostenere non è fare. Fare vuol dire portare garanzie. Se io devo andare a prendere un giocatore e gli dico che Rimini è solido, gli devo dare le garanzie che Rimini è solido, sennò Rimini non viene. Sì, ma sono solidamente in Serie D. Posso fare una domanda all'avvocato Bugioni? Sì. Allora, quest'estate si era detto, c'erano dei requisiti per la vicinanza, dei requisiti tecnici. Sì. Deduzione a prima vista, sì. E poi se non sbaglio contratto preliminare sostituire la deduzione che in Lega è importante, certo. Ecco, rispetto a queste caratteristiche ci sono stati dei soggetti che si sono adeguati a questo standard, cioè le proposte che sono arrivate erano inferiori a questo standard oppure erano di questo standard ma non sono state magari accettate nel merito? Cioè. Allora, lei ha fatto una domanda molto intelligente e la risposta è questa: questo tipo di offerta non è mai arrivata. Neanche da Rota? Da nessuno. Quindi siamo al punto di partenza? Io non dico che sia il punto di partenza, dico che a tutt'oggi questo tipo di trattativa con le caratteristiche che io ho indicato quest'estate e che ora questa domanda ha riproposto non è mai arrivata. Fondo Samorini meno? No. Non ci sono state richieste. Non abbiamo state richieste. Non ci sono state richieste che non sono mai arrivate a queste conclusivo. Caratteristiche. Che sono poi quelle che poi sono le caratteristiche che, di cui abbiamo già parlato, che sono quelle basiche per vendere un qualche cosa, cioè acconto, fideiussioni, garanzie di pagamento. E a quel punto le porte possono essere aperte, ma questo abbiamo già detto anche il 22 di agosto, quando abbiamo fatto conferenza stampa. Da allora niente è cambiato in questo senso. Neanche soldi liquidi, ma garanzie, cioè per dire soldi liquidi una parte, il resto garantito alla fiduzione. Certo, certo. E la sostituzione della fiduzione prestata dal presidente in Lega, quella va sostituita evidentemente. Ma fermo, fermo restando che per le nuove normative, che anche questa è una cosa, uno fa l'acquisizione della società, ma deve passare al vaglio della Lega, perché poi la Lega decide che i soggetti non sono idonei a acquisire la società, non la possono prendere, non la sostituisce la fiduzione. Cioè adesso sono cambiate le regole, la famosa blacklist che loro fanno,
purtroppo è qui, purtroppo, fortunatamente per il calcio è questa, cioè tu puoi acquisire una società, ma poi la Lega Pro fa tutte le dovute, prende tutte le dovute precauzioni affinché quei soggetti possano realmente mantenere una società di calcio. Non è detto che tu paghi e la Lega ti dà l'ok, c'è anche questo, eh. Ecco. Sì. Praticamente quindi fino adesso si sono presentati personaggi che Grassi ha ascoltato inopinatamente. No, inopinatamente no. Non avevano le garanzie richieste. Perché inopinatamente? Perché non avevano. Lo sai dopo, tu, uno si propone. In una settimana quindi si d'accordo con. Cioè, quindi cosa cambia? Che quello che doveva fare Grassi lo fate voi, cioè sta cosa di filtro. Beh, non è un cambiamento da poco però, no? C'è uno staff tecnico che. Sì, però la differenza qual è? Scusami, ti interrompo. No, ma scusami, però dice anche. Scusa, però la differenza. Però la differenza è semplice. Che magari se vengono. Sì, però dico, è normale che se vengono da me e poi vengono da te, e sono persone serie. Se vengono da me, si fermano da me, fanno tutto con me e tu non lo saprai. È impossibile che si venga a sapere tutto di tutti. Per me una persona che già viene da me e poi viene da te, non so quanto è affidabile a comprare una società, o cerca da me società, non da me società, e poi va da Peppe, faccio un esempio, e dice, sai Peppe, io volevo comprare Rimini, non me l'hanno dato. Ma tu non devi andare da Peppe, devi venire da me. Se vai da Peppe, cerchi pubblicità, non stai cercando di comprare Rimini, perché le persone serie prima comprano e poi escono. Non prima escono e poi comprano. Grazie. Sì. Esperienza ce l'ha già avuta con l'arabo, che non ha pagato neanche il ristorante. Non lo dire a me dell'arabo, l'arabo non era nel periodo Grassi. L'arabo ci abbiamo avuto noi, ma ci sono. Sì. Di solito quando c'è un cambio di allenatore la prima cosa che ci si aspetta è una scossa che a livello di risultati non è arrivata. Seconda cosa, è abbastanza incredibile la rinuncia a un portiere solido come Francesco Scotti, la riserva non ha dato le stesse garanzie almeno che c'erano in precedenza, e l'altra cosa è che si vocifera da un po' di tempo di una cordata seria, dicono così, di Albanesi. Cosa c'è di vero in questa... Io vado per step, allora ti dico. Per il fatto della scossa, quello è normale, uno spera sempre che possa arrivare raggiungendo dei risultati. Però se vedo i 70 minuti di Ravenna, i 60 di Piacenza, mi è sembrato di vedere una squadra molto viva, che non ha certezze, che come cade una palla in area di rigore prende gol, e quella secondo me non è una cosa che tu puoi togliere così, dall'oggi al domani. È chiaro che il mister deve lavorare su tante cose, è anche vero che però... va aiutato dal mercato, perché la verità è quella, è inutile. Se il Rimini ha i punti da restare ultimo in classifica, ha fatto 19 gol e ne ha subiti 30, vuol dire qualche problema, più di qualche problema ce l'ha. Bisogna essere bravi a intervenire, cercare di mettere al posto giusto determinati calciatori e provare a risalire tutto. Questo però è fuori discussione. Si può dare colpa a Scotti. Sto arrivando alla sua domanda. Okay. La seconda è quella di Francesco. Premesso, lo posso dire tranquillamente, tanto penso che Francesco sta qui da 10 anni. Ivano e Francesco non hanno nessun tipo di problema. Apro e chiudo parentesi. Ve lo sto dicendo oggi, uscite di qua, lo chiamate, glielo chiedete, se dice il contrario mi chiamate. Vi autorizza a chiamarvi, se dice il contrario, ok? Non ha nessun problema. Come io... Se già mi dici così vuol dire qualcosa certo. No, fammi finire. No, tu mi hai detto perché Scotti non gioca. Ma no, mi hanno fermato 10 persone. Tutti dicono che Scotti non giochi a Rimini. Mi hanno fermato 10 persone. Mi hanno fermato 10 persone per dirmi tutti la stessa cosa, allora è giusto che la chiarisca questa, no? Perché sennò sembra che poi diventa stucchevole una cosa del genere. Io devo fare mercato. Sinceramente il presidente mi può dare delle linee guida sul budget, ma non sui giocatori da prendere. I giocatori da prendere li decido io, perché io sono nel pieno rispetto dei ruoli. Come non andrò mai da un allenatore a dire gioca questo o gioca l'altro, anche perché non potrei avere un'idea precisa del lavoro che fa e domani mattina volerlo esonerare. Sai cosa mi dirà? Ma te mi hai detto di fare giocare quello e quello, che dici? Invece no, lui deve essere libero, deve fare le sue scelte.
Ha fatto quella scelta? Ha fatto quella scelta. Ha sbagliato? Ha sbagliato. Ha fatto bene? Ha fatto bene. Ma io non la posso sindacare all'allenatore, perché sono per il rispetto dei ruoli. Punto. Perché le voci però erano altre, no? E io l'ho detto sbagliate. Sbagliate. Nessuno ci ha mandato un comunicato per dirci: guardate, sta dicendo delle eresie, e quindi ne avremmo preso sbagliato. Però io ti posso dire tranquillamente che io personalmente, perché sono fatto così, ho parlato con Francesco e Ciccio mi ha detto: è la prima volta che una persona mi dice come stanno le cose. Punto, finito. Perché io penso che parlare chiaro alle persone allora sia la cosa migliore. Il nuovo mister sta sbagliando. Ha sbagliato tutto, non scorso. Ma il mister ha cercato di dare una scossa, ha cercato di cambiare, ma queste poi sono domande che, Peppe, lo sai, dovresti farle a lui, non le devi fare. No, ma gliele faccio, io non certo, poi gliele farai sicuramente. Gliele faccio sicuro, per quel che concerne la cordata, già il fatto che la sai tu e non la sappiamo noi, è qualcosa o no? Cioè, devono comprare, scusami, te o il Rimini? Se sono seri, o sono albanesi, o sono russi, o sono americani, o sono piemontesi, o sono norvegesi, o sono napoletani, mi metto dentro, salernitani, anzi che io sono di Salerno, salernitani. Ma se sono seri, sono solidi e fanno qualcosa di migliorativo, ma ben vengano. Ma chi gli chiude le porte? Ma voi pensate realmente, io parlo per me, che io sia venuto 6 mesi qua a perdere tempo, a svernare? Io sono venuto a fare questo, me ne stavo a casa. Io ho scelto di venire qui, perché quando sono andato via, me ne sono andato, che ho lasciato qualcosa di incompiuto, ma non per colpa mia. Purtroppo ci sono stati degli eventi che ci hanno portato a una divisione. E quando mi è arrivata questa chiamata, mi è sembrata la strada giusta per riprendere quel percorso. Poi ce la farò? Non ce la farò? E ragazzi, io questo non lo so. Ma sono sicuro che lavoro 24 ore al giorno per farcela. Questo è fuori discussione. Però non sono venuto qui a svernare. O a pensare se domani arriva il russo o l'arabo. No, io devo pensare che giocatore arriva, perché io mi devo salvare a fine anno. Poi mi salvo e il presidente sarà Giorgio Grassi? Io sono l'uomo più felice del mondo. Mi salvo e il presidente sarà Bill Clinton? Io sarò l'uomo più felice del mondo se Bill Clinton compra la società e mi mantiene. Queste sono le idee. Ma la cosa che volevamo portare, che sembra che, come se uno avesse fatto una cosa, è proprio quella di una forma di un cambiamento. Proviamo a cambiarla la cosa, che non vuol dire che il tifoso domani deve venire al campo e ci deve, grande, siete stati bravi, no. Però se io parlo per me, perché sulla parte credo in quello che faccio, in quello che possiamo raggiungere, mi auguro che tanti ci credano già, gli altri che sono scettici, ed è la maggior parte, e lo capisco, e dovremo essere bravi noi con i risultati a portarli dalla nostra parte. Se saremo bravi, faremo qualcosa di importante. Punto, questo è il secondo. Poi tutto il resto, per me, credete, passa in secondo piano. Scusa Stefano. Volevo chiedere all'avvocato, sì, se è ancora in piedi la trattativa con Samorin, Mongrad, tutta la compagnia, fondi, e se è ancora in piedi, perché è ancora in piedi, considerando che l'ultima conferenza ci avete detto che non era un interlocutore di quelli eccezionali con cui parlare. Devo rispondere dicendo che non è in piedi, quindi ho già, credo, soddisfatto la sua domanda. Non c'è nessuna trattativa in piedi con questi interlocutori. Perché poi si chiacchiera, no? E si dice il contrario, perlomeno l'altra parte dice il contrario. Il problema è sempre un po' quello, cioè un conto è che uno dica voglio comprare Rimini con 1 milione, ve lo dice nel bar. Noi non vendiamo a quel signore che nel bar dice voglio comprare Rimini 1 milione, faccio un esempio proprio così. Eclatante. Noi non chiudiamo le porte a nessuno, però il tema torna sempre quello, cioè uno deve presentarsi con delle credenziali, determinate garanzie e possibilità di far fronte ai pagamenti secondo quelli che sono i canoni comuni in materia contrattuale in ipotesi di cessione di quote societarie, né più né meno. Questo a oggi, con gli interlocutori a cui lei ha fatto riferimento, non è accaduto. Ma allora perché è stato ricevuto più volte? Cioè, perché non si, allora, quando uno si presenta per dire mi interessa la tua macchina, mi interessa comprare la tua macchina, tu prima vedrai se questo signore è veramente interessato a comprare la macchina o no, poi se è venuto solo a farsi un giro lo capisci dopo. Ci avete messo un po' capito. Ma no, nel senso che non credo, perché no, perché determinate risposte sono state date da 6 mesi a questa parte, sempre quelle.
Milanta, diciamo. No, Milanta lo dice lei, nessuno è Milanta, magari è il gioco delle parti, uno cerca di comprare impegnandosi il meno possibile, spendendo il meno possibile, fornendo le minor garanzie possibili, ma questo è il gioco delle parti che noi non accettiamo. Luca, dacci una notizia sincera, cioè, ma c'è qualcuno interessato a Rimini in questo momento? Ci sono delle trattative oppure no? Ah, qui penso che il direttore sportivo forse può dare elementi ad oggi no. Ma infatti io quello sto dicendo è proprio per chiarire queste cose. Ad oggi no, non ci sono. Poi a Natale manderanno la famosa letterina di Babbo Natale e uno dirà: oh, questo e questo, ci vediamo il 27? Sì, vediamoci il 27, però quando si siederà il 27, prima di arrivare dal presidente, dovrà dimostrare che c'ha ciò che i requisiti che dice l'avvocato. Poi si siederà col presidente, ma lo deve dimostrare prima, ma non lo deve dimostrare a Donatella o a te o a lui, lo deve dimostrare a noi. Quando ce lo dimostrerà, si andrà a sedere. È un modo anche per tutelare, per stabilizzare e comunque patrimonializzare la società. Ragazzi, a me mi sembra che qua, cioè chi arriva, compra una società. Anche per evitare, quello che si è detto prima. No, cioè no, che... ma io voglio dire le parole che ha espresso Grassi le ultime volte in conferenza stampa, che secondo lui a Coriano c'è la fila di compratori. Quindi voglio dire... Siccome lui lo ha detto posso permettermi di interessati. Ecco, di interessati. Interessati è già una notizia, voglio dire, non ho detto che l'hanno comprato. Interessati, ci sono allora interessati per l'acquisto del Rimini? Allora, rispondo io. Di interessati, ad oggi, diciamo così, noi non abbiamo incontrato nessuno. Noi non abbiamo incontrati nessuno. Ad oggi sappiamo anche noi, sentiamo come spesso anche da voi, che di interessati ce ne sono tanti, che sono stati a colloquio con il presidente proprio per evitare questa dispersione. Abbiamo voluto convocare questa conferenza stampa e, come dicevo prima, da oggi noi tre assieme al signor Fabbri ascolteremo chi, diciamo così, è interessato. Magari usciamo da qui e ci chiamano quattro persone. Quindi, ad oggi il Rimini è saldamente nelle mani dell'attuale proprietà, che farà di tutto per salvare il Rimini. È questo che volevamo distogliere. Secondo quello che lei dice, Grassi comunque a questo punto vuole vendere, è interessato a vendere. Se arriverà qualcuno disposto a garantire un futuro migliore a quello che l'attuale proprietà riesce a garantire, Grassi si siederà al tavolo per parlare della cessione societaria. Già, comunque è tempo che c'è questo discorso, perché comunque... Ma il semplice fatto che ascoltava delle persone è un dato di fatto. È chiaro che il signor Grassi non venderà, nonostante una sua battuta detta per provocare, perché spesso, come voi sapete, è un provocatore, non venderà al primo che capita. Ma stando sempre a quello che hanno detto i toscani in trasmissione, loro avrebbero mandato un loro emissario dopo che hanno preso accordi con Grassi per accettare la richiesta economica di Grassi. Il loro emissario è venuto qua a Rimini e non ha avuto la possibilità di incontrare Grassi, il quale adduceva... No, l'ha incontrato Grassi, l'ha incontrato, non gli è stata data la possibilità. Quindi ha detto in trasmissione che sono delle scuse a riguardo. Io su questa trattativa non sono, lo ripeto, io parlo da oggi in avanti. Scusa, ma facciamola più breve. Questi emissari che mandano questo toscani o che mandano un emissario che non è toscano, noi siamo qui, perché non viene? Sì, però da parte vostra, intesi come società, non c'è molta serietà se voi fate una richiesta che viene accettata e poi allo stringi nessuno si presenta. Un attimo, lo ripeto, scusami. Stiamo cercando di fare un cambiamento. Quindi, porte aperte a tutti. Siamo qui. C'è questa cordata toscana con l'emissario che porta queste garanzie e che abbia i criteri che dice l'avvocato. Siamo qui. C'è il problema. È da vederla. Ah no, anche noi siamo qui per vederla. Quindi... Il problema è che nessuno si è presentato, e torniamo sul solito tema, con le garanzie legittimamente e giustamente richieste, ma se c'è questa situazione noi siamo pronti ad ascoltare, a confrontarci e a ragionare su tutto, però... di 100 euro, milioni di euro o subito la voglio chiudere perché sennò
dopo sintesi, parliamo di mercato. Sì. Quindi, sì. Il cambiamento è oggi arriva uno, viene da voi, sì. Non lo ritenete che abbia le garanzie adeguate, le caratteristiche, non dice neanche la Grassi, certo. Non torna, è certo. Cioè, non va avanti, sì. Sapere intera di sti mesi. È certo. Cioè, questo. Sì. Certo. Il filtro è oggi uno viene, si presenta, non c'ha le garanzie, ciao, certo. Arrivederci. Certo. Quindi il titolo potrebbe esserci la troica. Scusa, qui fate forse per l'accessione totale della società, no? E coloro ad esempio il nome di Rota che avrebbe, diciamo, contribuito ad entrare nel pacchetto azionario magari con un 20-30% eccetera, questa però è una cosa reale, probabilmente il Presidente non ha ritenuto opportuno di cedere quote societarie. Non c'ero io, quindi non so questa storia, sono sincero, non c'ero io, non posso rispondere su questo perché non c'ero. Beh, lì non siamo mai arrivati in fondo perché ci siamo sempre fermati sul problema di cessione delle cessioni totali, step, rate, quote garantite, non siamo mai arrivati in fondo a quel discorso perché quando si è ragionato di questa ipotesi c'era stata proposta un'opzione d'acquisto sulle quote, un'opzione d'acquisto, e noi come condizione indispensabile per andare avanti nella trattativa chiedevamo un contratto preliminare, che vuol dire aver venduto e aver comprato, ma il preliminare prevede che i rati di quote a pagare successive devono essere garantite dalla famosa ormai fiduzione esclusiva a prima vista, e lì ci siamo sempre fermati perché dall'altra parte c'è stata presentata un'ipotesi di opzione d'acquisto che a noi non interessa e non interessava. Sì, era quella, la domanda era questa. Sul mercato, fine. Sul mercato. Sì, l'avevamo già chiarito questo tema. Però. Rimini ultima in classifica, ha bisogno di un certo numero di rinforzi senza non superare. Rimini, secondo me. No, chiedo come si fa a prendere buoni giocatori che accettano di venire in una piazza che è ultima in classifica. Ma intanto. C'è un compito complicato. Intanto ti posso dire che qualche chiamata è arrivata di giocatori che si sposterebbero volentieri per venire a Rimini, perché è vero che siamo ultimi, però a volte sembra che anche voi sottovalutiate quella che realmente è la potenzialità di una piazza come Rimini. Cioè, per un calciatore venire a lavorare in una piazza come Rimini, dove può vivere bene, si può allenare, ha una qualità della vita alta, ha una società che paga, perché comunque posso? Perché comunque oggi sarà pagato novembre, mentre tutti aspettano per fare la bimestrale, stamattina è stato pagato novembre. Io credo che un calciatore ci faccia più di un pensiero. Poi, è chiaro, la rete di contatti, le amicizie, qualcuno la devi sfruttare, no? Quando poi ti trovi in certe situazioni. E chi ti viene a dare una mano sicuramente c'è. Io mi preoccuperei, non mi preoccupo, cioè magari diciamo che devono arrivare i giocatori. Pensiamo che ce ne sono 28 però in rosa, che sono tanti, e magari dobbiamo cominciare prima a fare un mercato per fare uscire qualcuno. Poi è chiaro che arriveranno dei giocatori, questo non vuol dire che se non escono 5 giocatori non arrivano 5 giocatori, stoppiamola subito, noi i giocatori li prendiamo, poi le uscite le faremo. Guarda Ivano, per tornare poi sul discorso che facevi prima, ti devo correggere un attimo, tu sei arrivato da poco, per sì. L'immagine di Rimini è stata compromessa, l'immagine della Rimini Calcio è stata compromessa, sì. Con tutte le barzellette che abbiamo visto durante la stagione, dall'inizio della stagione, anzi prima ancora, da giugno-luglio, vendite, finte vendite, sì, ritorno sì. Di soldi, cioè siamo veramente stati lo zimbello dell'Italia sotto questo punto di vista, per cui io non è che andrei tanto tranquillo però, che i giocatori possano interpretare... Però, una situazione proprio però se no però questo avete di cui avete perché fate parte della società sì. Dato a vedere sì. Però la domanda che ti faccio è un'altra: se tu sei un calciatore e chiami a uno che gioca a Rimini, gli domandi vendono la società o paga puntuale? Io i calciatori te lo dico io, i giocatori sai che domandano come si sta bene, paga sì, per loro va bene tutto, poi la vendi,
non la vendi, questo è un altro discorso, se no torniamo sempre agli stessi discorsi. Non chiedono magari anche se retrocediamo, non retrocediamo, ce l'abbiamo l'organico abbastanza forte per pensare di salvarci? Io penso che se le fanno queste domande. Ma è chiaro che se le fanno, però se dobbiamo partire da questo presupposto non dobbiamo fare niente e retrocedere, che discorso è? Siccome io non sono venuto a fare questo, bravo, no, bravo, qualcuno, bravo, qualcuno arriverà sicuro, insomma, qualcuno arriverà sicuro. Ma anche lì è arrivato il giocatore in prova. Montinaro, sì. Siamo venerdì, la tesserata? No. E va via? Sì. C'è qualcuno che vuole andare via invece? Ma oggi nessuno ha chiesto di andare via. Oggi? Oggi? Ad oggi, certo. Ma poi se tu sai che qualcuno ce va via me lo puoi dire, non è un problema. Magari parlano con te o parlano con me, non lo so. Ma di certo se vogliono andare via saranno accontentati. Perché chi non vuole rimanere a Rimini non ci serve. Noi abbiamo bisogno di gente che sia dedita alla causa e non che parli con altri e che, no, non per il tuo caso, ma in generale che chieda di andare via. Nella situazione in cui siamo noi dobbiamo salvarci, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, come diceva Beppe non sarà facile convincere giocatori forti a venire qui e quindi ci affidiamo alla bravura del direttore, ma chi è qui e vuole andare via perché non si trova per un qualche motivo può andare, porte aperte, dobbiamo cambiare registro anche in queste cose qui. Per adesso i due giocatori diciamo che non rientrano più, che non sono stati convocati per scelta tecnica, sì, Pesante, sì. E Messina, no? Sì. Qualcun altro di quel segue a ruota già domani nelle nuove convocazioni? No, le convocazioni, torno indietro, le convocazioni le fa il mister, io ancora non le so. Vabbè, sinceramente, quindi okay, non ti posso rispondere su questo, però ti dico, è chiaro che uno deve prendere delle decisioni, Bellante e Messina non rientrano nei piani, è normale che fai allenare magari con la squadra uno che la domenica deve fare qualcosa più che uno che non convochi, questo è fuori discussione, fermo restando che con Vincenzo Bellante può essere pure che abbiamo già trovato una soluzione, quindi non è quello il problema. E può essere che vada a giocare da un'altra parte, ma ne stiamo discutendo col ragazzo, adesso vediamo. Messina, tra l'altro c'è anche il discorso che eventualmente va in Serie D, deve passare una Serie D. Sì, deve passare 30 giorni dall'ultima partita giocata, sì. Sì. L'anno scorso è successo che il giocatore ha giocato il 26 dicembre. Sì, però io credo che quando una società ha bisogno di un giocatore lo aspetta anche 10 giorni. Cioè, essenzialmente. Ma dai, non scherziamo, a rischio. No, dai, no, scusami, hai ragione, ho sbagliato io. No, scusami, ti chiedo scusa, veramente. No. Sì. Anche perché intervengo io, il direttore e il mister avrebbero potuto chiedere di arrivare qui a gennaio col mercato aperto, sapendo i rischi che correvamo, perché ovviamente tutti avevamo messo in preventivo che potrebbero esserci state delle difficoltà. Hanno deciso di iniziare subito questo percorso con noi proprio per intervenire prima del mercato, valutare attentamente la rosa che c'era a disposizione e lavorare di concerto mister e direttore sul mercato su quelle che sono le linee guida che verranno date. Quindi ovviamente non è in discussione. C'è qualche altro giocatore che sta arrivando in prova? Cioè, no. Arriva martedì, oggi venerdì. No. Mi direi al mister, ha fatto già il suo quadro completo tecnico, rivedrà un po' la situazione riguardo Scotti oppure pensi che sarà determinato a continuare con questa col portiere? Per carità, nulla contro Sala. Però insomma, dà più garanzie Scotti onestamente. Ma Francesco qui penso che ha fatto tanto, sono 5 anni, 4 anni, 6 anni, stava facendo il suo lavoro, però se mi fai sempre una domanda dove io non posso risponderti, lo sai, io e te purtroppo su questa cosa siamo di vecchia data, no? Cioè è vero, però non posso rispondere perché non la faccio io questa qua. Cioè. Che situazione hai trovato dal punto di vista organizzativo, calandoti in una realtà nuova così, quindi magari c'è forse la situazione, cioè la gestione, allenamenti, cioè organizzazione, disciplina? No, ma è... Oggi era uno dei punti che quando io parlo di cambiamento totale, c'era molto pressappochismo, sinceramente, molto dilettantismo, lasciamelo passare.
in questi 10-15 giorni la cosa che ho cercato, ma che abbiamo cercato di fare, è stata quella di dare degli indirizzi a tutti, perché secondo me uno che lavora per una società, che sia l'addetto stampa, che sia il magazziniere, che sia un calciatore, ha dei compiti da svolgere e quindi hai degli orari prestabiliti per doverli fare. Non puoi lavorare per una società e vai in sede quando vuoi o vai al campo quando vuoi. Per me non esiste. Un po' di anarchia. Un po' troppa. Un po' troppa. E quindi su questa cosa già abbiamo lavorato. Se cambiate poi le prossime conferenze stampe, non le fate alle 12:30, magari alle 10. Io penso che non ne farò più personalmente, quindi poi non so gli altri. Invece dal punto di vista del precedente, questo che cosa hai notato? Vedi che ha dato credito a troppe persone? No, quello che è successo prima, io sono sincero, non lo so. Io quando ho parlato con il presidente, io ho semplicemente esposto come piace lavorare a me. E quella è, per come sono fatto io, è la condizione sine qua non. Io sono così. Se va bene, poi parlo di tutto il resto. Se non va bene, non ho senso iniziare un rapporto. Lui mi ha detto che gli andava bene. In questi 20 giorni, 25 giorni, sono sincero, non mi ha mai bocciato una cosa che abbiamo pensato di fare. Mi auguro, ma sono convinto, che si continui così, anche perché tutto quello che sto facendo da quando sono venuto lo sto facendo per il Rimini sportivo, per il Rimini calcio, quindi automaticamente per noi e per la società. Io ho questo brutto vizio, chiamiamolo così, quando vado a lavorare per una società è come se la facessi diventare mia, quindi tutto quello che posso migliorare provo a migliorarlo, ove mai e dove ci riesca, chiaramente. Posto? Posto? Grazie. Grazie.